Foto relative sia alla città di Fermo che ai Fermani, a testimoniarne storia e momenti importanti compresi tra il 1900 e il 1969. E una mostra sulla storia di Fermo non poteva che essere ospitata in un luogo legato alle storie personali di tanti fermani, il Ricreatorio San Carlo. In occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali lungo Via Roma si è svolta Fermo Immagine, iniziativa culturale che ha richiamato l'attenzione di fermani di ogni età, rappresentando per alcuni di loro un vero e proprio flashback. Per i più giovani è stato un modo per conoscere una Fermo mai vista prima. Tutto nasce dalle idee e dalla creatività di due ragazze, Sonia Bolognesi e Cristina Donati, una intenzionata a realizzare un'esposizione relativa a luoghi suggestivi e simbolo del capoluogo, l'altra sui suoi abitanti. Così hanno creato Fermo Immagine che attraverso scatti donati da privati cittadini ricostruisce anche l'evoluzione storico-urbanistica e architettonica di Fermo. Foto provenienti quindi da album di famiglia, ma anche da Andrea Gianni di Vecchia Fermo e dall'Andrea Livi Editore, aumentate nel corso dei 4 giorni di esposizione grazie a un intenso passaparola. Stime parlano di 2500 ingressi con 800 firme sul registro, ma non è finita qui. Perché, dato il successo, per l'estate è prevista un'altra esposizione, sempre a Fermo, ma relativa ad un periodo storico più ampio e che comprenda scatti relativi anche a comuni della provincia, con l'obiettivo che le foto siano un numero sempre maggiore.